Lukaku sempre più giù, con l'Udinese gioca 1, ma in Champions c'è Dzeko. Un'altra chance, un'altra occasione da provare a sfruttare per svoltare la stagione. Ma non sarà nella gara più nobile, perché al momento le scelte vanno in direzione contraria. Romelu Lukaku è pronto a riprendersi una maglia da titolare sabato sera contro l'Udinese. Ma in Champions League, contro il Porto, dovrebbe finire nuovamente in panchina per far spazio alle certezze di Simone Inzaghi. Nel periodo più complesso e nelle sfide più delicate della stagione, l'Inter si è affidata a Lautaro e Dzeko. Gli uomini simbolo delle notti da dentro fuori. Con loro due Inzaghi è andato all'assalto del Barcellona. Quando serviva soltanto una vittoria per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale. E, sempre con loro due davanti, l'Inter ha inflitto la prima, e unica, sconfitta in campionato al Napoli capolista. Grazie a un guizzo di testa di Dzeko. Edin, poi, si è preso la squadra sulle spalle anche a Ried. Spingendola verso la seconda Supercoppa italiana consecutiva con una prodezza di altissima qualità, finta a rientrare tiro a giro sul palo lungo. A quella festa ha partecipato anche Lautaro Martinez, mettendo il punto esclamativo finale con un tocco morbido di esterno destro e continuando la sua scalata nella speciale classifica dei migliori marcatori nerazzurri nella storia del derby di Milano. Insomma, la Lula arma letale di appena due stagioni fa si è spenta, non illumina più l'attacco nerazzurro. Non è più dominante come nell'anno dello scudetto. E se Lautaro, nel frattempo, ha scalato le gerarchie tecniche di leadership fino a diventare il nuovo capitano dell'Inter. La parabola di Lukaku è stata incredibilmente calante. I guai fisici hanno inciso. Certo. Ma più di tutto Lukaku sembrerebbe pagare il conto di una scelta sbagliata. La stagione al Chelsea, infatti, è diventata una specie di boomerang nella carriera del belga, che aveva lasciato Milano da re per provare a conquistare anche la Premier. Ma in Inghilterra il feeling con Tuchel è svanito presto e Romelu è finito fuori dal progetto tecnico dei Blues. Le tante panchine gli hanno fatto perdere il ritmo partita e il fisico ne è risentito. Così, una volta tornato all'Inter, Lukaku ha dovuto fare i conti con una nuova realtà, i suoi strappi non fanno più male. La sua potenza fisica non è più straripante. E la concorrenza di Dzeko è diventata un altro ostacolo nella doppia missione di riconquistare il popolo nerazzurro e un posto nell'elite della Serie A. Fa effetto oggi vedere che Lukaku non sia più un insostituibile dell'Inter, pensare che quando Conte cominciò la sua corte per portarlo a Milano nel 2019, sognava un tandem d'attacco con Dzeko al suo fianco. Ora, invece, Edin è un competitor. Uno dei peggiori da superare per quello che riesce ancora a fare in campo. Gli ha tolto la maglia numero 9 prima. Il posto da titolare nelle serate di gala poi. E il bosniaco non è l'unico nemico. Quello più spietato, infatti, sembra il tempo. Che scorre inesorabile, mentre Romelu cerca ancora la migliore condizione e un acuto per riprendersi la sua Inter. Per riscrivere la storia futura. Lukaku è tornato all'Inter in prestito dal Chelsea per 8 milioni più bonus. Con i due club che si sono stretti la mano, dandosi appuntamento alla prossima estate per provare a rinnovare l'intesa. Prima di ragionare su un'operazione a titolo definitivo, il desiderio di Lukaku è rimanere in nerazzurro. Ma con questo ingaggio, 12 milioni lordi, e queste prestazioni, è difficile dare per scontato il suo futuro a Milano. Anche perché il Chelsea un anno e mezzo fa lo ha pagato 115 milioni di euro e adesso non ha intenzione di fare altri regali. Insomma, Romelu sta per entrare nei mesi più caldi della stagione, ha bisogno dei gol. Prima di tutto, perché è quello che ci si attende principalmente da un attaccante del suo valore. E poi di ritrovare fiducia e forma fisica, imprescindibili per poter tornare devastante come nella prima parentesi nerazzurra. L'Inter attende segnali e nel frattempo riflette. E non è un mistero che si stia già guardando intorno per cercare eventuali alternative in attacco. Marcus Thuram era la prima scelta per il post Lukaku nel 2021. Ma un brutto infortunio fece saltare l'operazione. Ora il francese è a scadenza col Mönchengladbach che deciderà il suo futuro entro fine mese, l'Inter ha avanzato la sua offerta. Ma il Bayern è avanti. E poi c'è Firmino,
che non ha ancora rinnovato con Liverpool e che avrebbe tutti i requisiti per essere da Inter. Contatti avviati, ma trattativa non semplice. I dirigenti nerazzurri ballano su più tavoli. In attesa di un segnale forte da Lukaku, che ha poco più di 3 mesi per riprendersi l'Inter e il tempo perduto.